preso la discesa del Colle della Madeleine. Adesso avevamo in mente di fare molti passi su e giù, cioè nel senso che non erano proprio sulla strada principale e bisognava salire e poi scendere dalla stessa strada perché non portavano da nessuna parte. Però dato che sono già le 5:20 e siamo esattamente dall'altra parte rispetto a dove dobbiamo andare, quei passi lì li salteremo. Adesso andiamo verso il colle di Lautere e sto perdendo l'una. E lo sai che in discesa pecca? Dai che è tardi, su. Sono qua. Sei qua perché mi sono fermato a aspettarti. Ah, ma sono militari questi? Ma i militari si possono superare? Ma penso di sì, non sono mica poliziotti, non fanno parte della strada. Lascia sorpassare questi qua che vanno dietro. Che è quello che ho pensato anch'io. Cos'è, me lo vediamo. Oh. Bello in curva. Beh, non ho fatto una piega. No. Guarda se passare anche questo, va. Ok, adesso andiamo però. Vengo? Sì, vieni. Eccolo qua, Galibier Ouvert. 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 Ok, tra 20 km siamo in cima al colle di Lautere. Mi cara Galibier. E prima facciamo il colle du Galibier. Mi sembra fametta bene. Pensa se avessimo la tenda. Adesso potremmo fermarci, scaldare i nostri fagioli in scatola, non farci la doccia. Bello. Le mutande le metti nel senso a rovescio, sei a posto. E lo supera? Guarda giù che roba. Bellissimo. È bellissimo. Guarda col sole al tramonto. Tirati a destra che ti passo. E la supera. Cosa sono robe? Cosa sono quelle robe lì? Lego. Sembra un Lego. Magari per contenere la pseudofrana, non so. Beh, qua tra i sassi in mezzo alla strada e l'asfalto è peggiorato nel giro di un chilometro. Questo è andato un po' lungo. Sono le 6:40 in tutto ciò. Beh, questi sono giri che in giornata non puoi fare.